ciclo, un ciclo per la qualità dell'aria sviluppato dall'Ibiment di Firenze. Che cosa fa questo ciclo? È una piattaforma basata su hardware open source, quindi Arduino, su cui sono integrati alcuni sensori per la qualità dell'aria, quale biossido di carbonio, metano, ozono e via dicendo. Questo è lo shield sviluppato dall'Ibiment di Firenze, prodotto dalla Quanta di Firenze. A bordo vi sono una serie di sensori, come ho detto prima, per la qualità dell'aria, e un controller principale che non fa altro che interrogare volta per volta ogni sensore. Interroga il sensore, fa una sorta di polling, inizia ad elaborare i dati, fa una sorta di media, prepara i dati e non fa altro che restituire questi dati preelaborati all'Arduino sottostante. In particolare noi abbiamo utilizzato delle Arduino compatibili, comunque versioni di Arduino ridotte all'osso, perché comunque stiamo parlando di una centralina che abbiamo pensato che potesse essere montata su biciclette, comunque aveva bisogno di bassi consumi energetici. Quindi abbiamo pensato di utilizzare gli Stalker, che sono non sono altro che delle versioni di Arduino prodotte dalla CD Studio. A bordo vi è un RTC, una sorta di orologio ad alta precisione, che non fa di altro che interrogare lo chip sovrastante, quello dell'Arduino, quello inventato, danno quello creato da noi, impacchettare i dati e inviarli ad un server. In particolare, come dicevo prima, queste sono alcune delle nostre centraline che stiamo montando poi per tutta la campagna, in realtà in tutta Italia. Abbiamo montato questa sorta di centralina a Siracusa, a Pesaro e a Napoli con il progetto Ariasana. Dato che comunque l'Arduino e questo nuovo shield può essere configurato in più modi, non solo possiamo idealizzare questa sorta di centralina come una cosa mobile, ma addirittura come una centralina fissa che può essere installata sul logo, su campi, su una piccola azienda di produzione e via dicendo. Avevo detto insomma che questa centralina l'idea di questa centralina era nata attorno a qualcosa, a un dispositivo mobile che si potesse spostare e loggare la qualità dell'aria durante un percorso. Quindi avevamo pensato come primo vettore su cui provare questa centralina delle biciclette a pedalata assistita. Da qui ci è esplosa un po' la cosa in mano. Abbiamo pensato in un primo momento di affidare queste centraline a piccole società di bike sharing a Firenze, e dopo un po' questa centralina, come dicevo poc'anzi, ha preso subito piede. Infatti abbiamo presentato questo sheet, questa scheda, questa configurazione al MINIFER di Roma ed è stata adottata da alcuni progetti in ambito nazionale sul territorio italiano, come per esempio Ariasana, il progetto Smart Cities a Siracusa e via dicendo. Alcune di queste centraline, alcune di queste biciclette già girano sul territorio campano. Infatti alcune di queste biciclette le abbiamo diciamo così, date in prestito a società come Napoli Pedala, a Vigili Urbani di Siracusa e, cosa più importante, probabilmente mi sta anche un pochino più a cuore, montata sugli autobus di linea urbana. In particolare qui a Napoli abbiamo montato queste centraline su due autolinee per una, quella dell'Aribus e quella del 151. Pensiamo comunque di estendere il raggio d'azione, quindi di popolare la campagna installando queste centraline su Circo Vesuviano, Circo Vesuvia, Metropolitana, quindi dicendo. Già abbiamo preso contatti, dobbiamo solo insomma andarle ad installare e impossessarci con la campagna. Qui possiamo vedere la prima installazione della centralina su un autobus di linea di Napoli, in particolare l'Alibus. Questo sono io. E di qui in poi la centralina, cosa fa la centralina? Quindi si chiede se sarà uno su questi autobus di linea, non fa altro che quindi campionare l'aria
campionare l'aria e non solo. Insomma, a bordo di questo ship abbiamo installato anche altri tipi di sensori, dato che comunque abbiamo espresso desiderio di farci costruire questo ship su misura, custom, ad una società di Firenze, la Quanta. Abbiamo pensato di mettere su questa scheda più sensori possibili. Quindi abbiamo iniziato magari con sensori di qualità dell'aria, per andare a finire poi con sensori qualità della luce, accelerometro e via dicendo. Anche perché comunque abbiamo adottato una filosofia di low cost, quindi sono sensori a basso costo, ma comunque abbastanza precisi. Tra questi sensori ci sono anche sensori come l'accelerometro. In particolare l'accelerometro sta servendo alla ANM, la società di trasporti napoletana, per quantificare un po' l'usura, ad esempio, degli ammortizzatori sugli autobus. Può servire, ad esempio, al Comune di Napoli per quantificare e fare una sorta di censimento delle buche, quindi capire com'è il manto stradale grazie all'accelerometro a bordo, che registra un'accelerazione improvvisa dalla buca, e dare comunque indicazioni della qualità dell'aria al cittadino. Questi dati comunque viaggiano attraverso la rete e vengono memorizzati su un server locale, che è sempre in ascolto, e che plotta questi dati in tempo reale su una cartina georeferenziata Google Maps. Qui nel dettaglio potete vedere l'installazione delle due centrali, una sull'Albus e una sul 151, e questo è il nostro centro di controllo, che insomma sta prendendo piano piano forma e sta iniziando a diventare sempre più grande e sta iniziando a ospitare sempre più dati. In particolare questa è la track del 151, magari chi di Napoli conosce, che comunque è un pullman abbastanza importante di Napoli, fa una bella tratta. Qui potete vedere nel particolare che qui è il deposito di Via Nazionale delle Puglie, quindi qui magari stava ritornando dalla giornata, e da Piazza Garibaldi fa tutta via Marina, le due gallerie, e arriva fino a Piazza Vecchio. Lui quindi è cittadino, chi deve decidere insomma com'è la qualità dell'aria, ha la possibilità, tra le varie cose, di vedere in tempo reale, quindi punto per punto, la qualità dell'aria. In particolare, se andiamo a cliccare sul puntino dove abbiamo mediato questi dati, possiamo avere una sorta di informazione sia visuale, con degradazione di colore, sia con valori, quindi su questa tabella che possiamo vedere qui. Magari dopo con la rete uscirò. Come funziona il firmware? Il firmware, come ha detto Rino prima, lo sketch, il firmware, più o meno la stessa cosa, è molto semplice. Abbiamo cercato comunque di rendere l'Arduino, di fare il meno possibile. La nostra filosofia era stata quella di far fare l'Arduino il meno possibile. Quindi c'era questa scheda custom con un microcontrollore a bordo, l'Arduino, che è molto picca, fa una sorta di lettura di sensori, di media, e l'Arduino entra in gioco. L'Arduino, il nostro protagonista di oggi, Arduino, che non fa altro che interrogare la scheda di volta in volta e chiedere dei valori, i valori che ha campionato e ha mediato. Una volta che ha interrogato l'Arduino, lo scippo sul forestano, non facciamo altro che accoppiare queste informazioni di quella dell'aria a quella dell'orario, prendendo l'informazione di ore ad alta precisione da un RTC a bordo della scheda Arduino, legarla a informazioni di high quality e soprattutto legarla a informazioni georeferite, quella con il GPS insomma, e inviare il tutto tramite modem GPRS al nostro server. Più o meno la nostra stringa, che poi viene memorizzata sul server. Posso chiedere una cosa? I dati dell'RTC sono aggiornati dal GPS oppure lavorate solo? L'RTC viene aggiornato una sola volta durante l'installazione dell'autobus e viene fatto un sync con il PC. Dato che l'RTC comunque a bordo ha una batteria, una CR2032, riesce comunque, perde qualcosa, ma si parla comunque di
di pochi secondi all'anno, forse qualcosina di più, ma comunque rispetto al time che prese dal controllore, dall'Arduino. No, dicevo, dato che voi avete, dato che c'è il segnale GPS, quella... c'è anche la possibilità come. Dato che c'è il segnale GPS che quello lì è aggiornato grazie alle stazioni fisse a terra in tempo reale, con le stazioni prendendo orologi atomici, però di cosa si mette nell'RTC che viene aggiornato da PC, poi anche andare perché fuori uso dopo 2-3 anni quando la batteria è finita. Grazie per la domanda. Allora, perché non sempre il GPS prende? In particolare, in questo magari potrei farvi vedere, l'Arduino non sempre prende il GPS all'interno dell'area urbana. In particolare il 151 passa attraverso due gallerie di Napoli abbastanza lunghe, una delle 4 giornate, una che fa Piazza San Nazzaro fuori Rotto. E in quel momento il GPS non prende. Sì, potremmo fare una sorta di sync del timing ogni ora, ogni giorno, via dicendo, però dato che stiamo parlando di una piattaforma mobile in cui il GPS non sempre prende, il GPRS non sempre prende, non faremo poi altro che introdurre nuove variabili, nuove incertezze nel ciclo di vita della centralina. Quindi noi abbiamo cercato di rendere per ora la centralina più facile possibile, più semplice e più funzionale, sì, è vero, possiamo sincronizzare il time dell'RTC o il GPS, però per informazione di questo ordine, comunque parliamo di pochi secondi, anni che perdiamo, comunque sia, la centralina ha bisogno comunque di una manutenzione, quindi ogni qualvolta che mi trovo lì devo andare al deposito e mettere mano alla centralina, ci trovo, faccio anche un segno, e comunque si parla di pochi secondi. No, che... Quindi il GPS già ce l'ha l'RTC, appunto. Prende il time dal server da sopra. C'è anche l'RTC, appunto, il GPS. Altrimenti non potrebbe fare il solo. Ma non ha poi magari la batteria tampone. Tutta una cosa un po' perché comunque deve poi. Infatti uno dei nostri problemi è proprio il fatto che tra un punto e l'altro, dato comunque stiamo parlando qualcosa che si muove nel tempo stretto. Dato che stiamo parlando di una piattaforma mobile e quindi introduciamo variabili quali il segnale GPS e GPRS che magari non prende, spesso ci troviamo a fare problemi che tra un punto e l'altro passano parecchi metri o se no chilometri. Attualmente ci stiamo concentrando molto sulla qualità dei sensori. Sì, è vero che stiamo parlando di sensori low cost, però noi cerchiamo di fare una ricerca di mercato, di acquistare sensori mid cost, diciamo così, però tenendo un costo totale della centralina comunque relativamente basso. Per ora io sto rimettendo mano al firmware e sto riaggiornando il tutto, rendendo la cosa anche un pochino più portabile per le nuove versioni di Arduino con la nuova IDE 1.6.1, che dice introducendo magari qualche approccio, qualcosa di un po' più carino, usando librerie più ad hoc per il GPS di via dicendo. Dicevo, questa è più o meno la stringa che il server memorizza, non fa altro che memorizzare quindi l'anno, il mese, il giorno, le ore, minuti dell'RTC, una ID legata alla centralina ma non legata strettamente alla vettura, perché comunque l'autobus non sempre fa quella linea, il 151, quella vettura non sempre fa come linea il 151, ma può fare anche altre linee, quindi dobbiamo legare comunque informazioni circa l'identità di quella centralina.